Benvenuti, questa è una nuova puntata di una nuova rubrica, è la prima quella di oggi, è una nuova rubrica che abbiamo inaugurato e che si chiama Finestra, perché intende, come suggerisce un po' il nome, aprire una finestra su altri mondi, altre culture, altri luoghi, vicini ma anche a volte lontani, perché al di là della geografia che possa separarci o meno, spesso intervengono altri tipi di fattori che possono allontanare o avvicinare una cultura. E noi cominciamo, la nostra intenzione è ovviamente quella di avvicinarci ad altre culture, ad altri mondi. Per cui iniziamo oggi con questa prima puntata che apre una finestra sull'Albania e lo facciamo grazie alla collaborazione e quindi essendo accompagnati in questo percorso dall'ospite che ho qui a fianco a me e che è Liliana Ciafa. Ciao Liliana. Ciao Ada. E sono contenta di averla qui. Lei è una mia carissima amica, ma la stimo soprattutto come persona. È una donna in gambissima, grande lavoratrice. Non esageriamo. Si è impegnata molto venendo qui in Italia. Lei vive da moltissimi anni in Italia, ormai oltre 10 anni, Sì, 13 forse se non ricordo dal male, 93. dal 93. Tra poco Quindi 20 anni. tra poco sono 20 anni, addirittura l'anno prossimo sono 20 anni. E, dicevo, lei è stata qui in Italia, è arrivata negli anni 90, quindi poi ha fatto tutto da sola, si è impegnata moltissimo, tutto quello che ha realizzato qui l'ha fatto con le sue mani, impegnandosi molto, lavorando e studiando, perché nonostante lei avesse già una laurea in Albania, in lettere, quando è venuta qui ha dovuto ricominciare da capo, praticamente da zero, e lei ha ricominciato da zero, Dopo si aver è... ottenuto la cittadinanza. Dopo di aver ottenuto la cittadinanza, lei è cittadina italiana, infatti, oltre che albanese. Lilia ha ricominciato da capo, si è iscritta all'Università del Salento, quindi adesso è dottoressa in scienze pedagogiche. E lì, peraltro, la sua tesi di laurea magistrale, l'ha centrata proprio sul discorso interculturale. E ha fatto tutto un lavoro, magari se ce lo dici poi nel corso delle puntate potremmo anche riprendere questa tesi, no? In tanti passaggi che può esserci utile proprio perché tu guardi proprio alla cultura albanese in questa Sì. tesi, quindi magari adesso se ci dai un Sì, infatti piccolo spunto qualcosa me lo di sono che cosa hai pure trattato in questa tesi che poi ci porteremo nelle puntate appresso. ma innanzitutto vorrei esprimere, cioè anche considerando l'occasione, che questo mio bagaglio acquisito nella mia terra era dentro di me come in un archivio, ma non avevo mai pensato di poter sfoggiare altrove e per giunta fare una tesi sulla mia cultura per vari motivi. Quindi devo ringraziare il mio professore, il professor Salvatore Colazzo, che non so come è riuscito, mentre parlavamo, discutavamo in una seduta di per giunta d'esame, e che è riuscito, la sua empatia evidentemente è tale che mi disse: ma ha già pensato di fare la tesi sulla propria cultura? La mia risposta era no, un no deciso. Avevo già acquisito altro materiale per fare la tesi completamente Su un altro su un argomento. altro argomento della società dove vivo, e che pensavo che magari mi avrebbe aiutato anche a conoscere meglio alcune lacune, alcuni insomma angolini della società dove vivo. Però il professore mi ha consigliato, e lo ringrazio di cuore, perché sicuramente io magari sottovalutavo quello che avevo acquisito nella mia terra, nella mia Albania. E quindi la mia tesi è costruita proprio, ovviamente, con un'ottica, del vedere l'altro come un arricchimento e non come un problema. Quindi sono partita da vari brani, varie opere di vari autori albanesi di un certo spessore, conosciuti insomma dentro in Albania, ma anche Ma anche fuori. fuori, sì. E portando, diciamo, brevi brani, poeti, scrittori. Ci siamo focalizzati sulla letteratura per il semplice motivo perché, da un lato, io magari ho più dimestichezza, non soltanto per il piacere
piacere che ho di leggere, ma soprattutto per il mio lavoro svolto per 10 anni in Albania, in un'editoria, che mi ha dato la possibilità anche di avere questi rapporti con vari scrittori, che ringrazio anche loro, perché senza di loro non avrei potuto fare la tesi. E quindi così è costruita la mia tesi, sempre con l'appoggio e il sostegno del professore, che lo ringrazio di cuore. E noi, insomma, lungo il percorso che tu hai disegnato già in quel lavoro di studio di tesi di laurea, insomma, ci muoveremo nelle puntate per contattare gli amici che tu hai poi riproposto nella tua tesi, gli intellettuali, possiamo dire, che oggi sono sulla scena, insomma, sia in Albania che fuori dall'Albania. Sì. E noi oggi cominciamo invece non con uno scrittore, ma con un pittore, ma un artista visivo a 360 gradi, quindi in un'accezione molto ampia del termine, perché l'artista con cui siamo in collegamento via Skype e che salutiamo già si chiama Artan Shabani. Buongiorno Artan. Mirdita Artan. Ci senti? Noi non lo sentiamo però. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ti sento, sì. Buongiorno. Noi, Artan. Buongiorno, dicevo, sei un artista. Pronto? Ci senti? Buongiorno. Buongiorno. Sì, ti sento. Buongiorno. Artan, sì. Ciao, avevo cominciato a presentarti dicendo che sei un artista, un pittore, ma non solo, un artista visivo, perché insomma non ti occupi solo e soltanto di pittura, insomma, no? Avevo fatto questa prima tua introduzione e ti chiedevo appunto di intervenire perché, dicevo, apriamo con te questa nuova rubrica, Finestra. Sei un artista albanese che da un po' di anni ormai vive in Italia, giusto? Dagli anni 90. Dagli anni 90. Lili, ci vuoi magari illustrare un po' la sua figura, sapere un po' della sua storia? Sì, sì. Partirei dal momento che io ho conosciuto Artan, perché non conoscevo Artan ovviamente in Albania. Ho conosciuto in Italia nel 2003, quindi è una conoscenza recente. Diciamo, recente, sì, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Albania che la nostra ambasciata a Roma ha organizzato. E quindi è un luogo di incontro di noi albanesi che viviamo fuori Italia. Così conobbi Artan, che dal primo momento che ci siamo conosciuti, Artan ce lo può confermare, c'è stato questo feeling. Io in quel periodo stavo comunque già pensando di organizzare qualcosa sulla cultura albanese, e quindi l'incontro con Artan è stato proprio quasi, insomma, ricercato. E nel 2004 noi organizzammo un evento con Artan, una mostra bellissima qui a Lecce. Mm. Qui a Lecce, bellissima, una mostra che penso Artan lo ricorda. Va bene, torniamo a parlare un po' di Artan. Sì. Allora, innanzitutto io sono innamorata della sua pittura. Lui è un artista a 360 gradi, come lo dici tu, ma per me le sue penne latte così colorate, granulose, attirano in una maniera, quindi io mi fermerei più sulla pittura. Lascio ad Artan di parlare sulle altre nuove discipline che giustamente lui, insomma, ormai è diventato professionista anche in loro. Perché vorrei fermarmi un po' sui paesaggi. Trasmette attraverso la sua pittura una grande, grande, forte ispirazione. Io quando vedo un quadro di Artan lo vivo, mi trasmette proprio.
Forse non lo so, mentre parlo, forse è il caso che la regia manda qualcuno Sì. dei suoi quadri Sì, possiamo via via vederne. che ci ha, e magari anche Artan, se vuole intervenire e dirci qualcosa Sì, anche su questi rispetto magari ai quadri. quadri, ai paesaggi di cui ci stavi Sì, accennando. vado un po' in breve sulla sua vita. Sì. Nasce a Valona, in Albania, nel 69, Vlora. Vlora. Parte la sua attività artistica con la musica, cioè lui studia per 5 anni violoncello. C'è questo intreccio nel suo animo d'artista tra musica, pittura, fotografia, non so dove, scultura, quindi E così stiamo vedendo. è davvero a 360 gradi in tutti i punti di Quest'opera, se non vista. sbaglio, si chiama Homo Homo Balkanicus, Balkanicus. e a proposito proprio di Homo Balkanicus, in questo momento, insomma, sto scavalcando quello che avevo pensato da dire, però va bene lo Sì. stesso. È esposto una sua scultura nel Biennale di La Venezia, Biennale di Venezia. Architettura 2012, che è ancora aperta, e quindi chiunque ha voglia di andare a vedere la sua scultura sta lì. Si chiama sì, Homo Balkanicus. E Artan, lui. non so se ci vuoi dire qualcosa di quest'opera. Ma volentieri. Allora, prima di tutto io vi ringrazio, ringrazio la possibilità dell'intervista, la presentazione molto brillante di Liliana, che approfitto da questa intervista, lo ringrazio, del suo tempo dedicato alla cultura dell'Albania. Non so, mi Sì, sentite? Pronto? Mi benissimo. sentite? Ok. No, avevo il dubbio che no, non si sentiva bene, quindi ringrazio Liliana della sua passione, della sua carica, della sua dimensione, la dedica che lei fa ogni giorno come nel ruolo di una diplomazia pubblica, si chiama, cioè è molto importante curare l'immagine di un paese, di una persona, di una città. Cioè, curare l'immagine, saper presentare l'immagine verso queste finestre nel mondo, perché le finestre sono aperte, però delle volte le finestre sono anche Certo. chiuse. Quindi saper aprire una finestra senza rompere, diciamo, nel modo metaforico, come si può dire, questo è un'arte di per sé. E quindi in questa diplomazia pubblica, chi promuove la cultura, chi promuove il proprio paese o anche altre culture, altri paesi, merita molto rispetto, merita una sua attenzione. In questo caso ringrazio anche Ada Manfredi, che ha creato questo nucleo di cultura che promuove in Salento, in una regione bellissima d'Italia, in una regione che noi albanesi in particolare gli siamo molto grati, perché le prime finestre che noi abbiamo visto in Italia sono state le finestre dei Salentini, delle finestre con le luci Grazie, accese, è bello accese. quello che stai dicendo, questo che stai dicendo Artan è molto bello. Io lo dico e lo sento, cioè non dico per fare solo il piacere o il galateo della cortesia sociale, Certo. cioè lo dico perché realmente io lo sento, cioè, co come sento il Così è, così. profumo di quella terra, come sento l'atmosfera, i trulli, il paesaggio, come vedo le atmosfere familiari lì in Salento. O quando prendo il treno da Venezia o da Torino, arrivo lì, mi guardo i papaveri, non so, credo in primavera quando fioriscono i papaveri. Quindi una regione piena di luce, questa luce, questo colore si trasmette nella vitalità di questa regione, che non è nel centro dell'Italia, però è nel centro della cultura italiana, sia per la sua storia verticale, la sua storia orizzontale. Quindi il Salento è anche un mio punto debole, io l'ho dipinto molto, intendo, cioè, anche negli anni 90, 91, fino al 93, ho vissuto vicino Lecce, quindi nel Salento,
in una bellissima casa salentina, e questo mi ha lasciato dei ottimi ricordi, dei bellissimi ricordi. Inoltre anche l'attività che Liliana Ciaffa ha curata, l'ha curata con molta serietà, con molta attenzione nel centro di Lecce, parlo del 2004-2005 se non sbaglio, in quell'occasione al Palazzo Celestini, in un palazzo barocco stupendo, e che era anche la presenza della sede diplomatica albanese a Roma, quindi dell'ambasciatore. Invece, tornando giustamente alla sua domanda, alla sua curiosità sul Homo Balkanicus, e anche un po' sulle tue opere, non vorrei prendere tutto tempo, ci diceva dei paesaggi, di quanto sono carichi di energia, insomma, quindi... Noi siamo mediterranei, quindi se ci guardiamo uno dalla sponda, l'altro nell'altra sponda, dopo la pioggia, se esce il sole, ci guardiamo, quindi voglio dire, la nostra distanza è relativa, quindi non solo in miglio, in chilometri, ma anche in tante cose, insomma, quindi essendo mediterranei abbiamo questa vitalità del colore, questo modo di esprimersi attraverso la nostra emozione, il nostro battito cardiaco, diciamo, quindi abbiamo gli stessi modi di sentire la natura e di interpretare la natura con le sue stagioni, con i suoi colori, con le sue forme, insomma. Balkanicus invece è molto scuro, no? È quasi bianco e nero, se non ricordo male, l'abbiamo visto prima. Beh, la nostra storia vissuta è stata una storia abbastanza tra il bianco e il nero, quindi con i forti contrasti, senza queste, senza una cromatura di pastello, cioè non parliamo di una storia morbida, delicata, di stile piemontese o di stile francese, parliamo dell'Albania, di una storia molto bianco, molto nero, quindi queste storie che hanno dei forti colori, forti contrasti, fanno uscire anche dei personaggi con una certa vitalità, e l'uomo Balkanicus, o dal latino, insomma, quindi uomo dei Balcani, perché i Balcani hanno, tutti sappiamo, un passato che si è fatto sentire, voglio dire, no? Nel bene e nel male. E quindi questa dignità, nello stesso tempo anche la sofferenza degli uomini, la sofferenza, e io ho cercato di dare la personalità a questi volti che sono sofferti, però con la dignità, quindi la sofferenza non può superare la dignità della persona, perché la dignità vale più della vita, più della sofferenza, anche la personalità di una persona o di una nazione. Ci sono dei momenti difficili che vanno superati, vanno superati, come anche gli anni 90, oramai sono passati 20-21 anni, circa 22, chi è rimasto, chi è andato da un'altra parte, quindi questa è la nostra vita vissuta, che vale per i salentini, vale per i laziani, vale per gli albanesi o per i turchi o per gli americani. Quindi in questo muoversi noi prendiamo e diamo alle altre culture una nostra parte, quindi un nostro respiro, e nello stesso tempo diventa anche una parte della nostra ricchezza questo confrontarsi. E questo dipende sempre da queste finestre, quindi mi è piaciuto molto questo nome, le finestre, perché mi ricordano anche le finestre di Henri Matisse, pittore, che quando lui da Parigi è andato in Côte d'Azur, in sud della Francia, in quei giorni pioveva, poi un giorno apre la finestra, ha visto il sole della Costa Azzurra, che è molto simile un po' al sud Italia, al Mediterraneo, quindi una macchia mediterranea, e ha vissuto lì per gli altri 40 anni fin quanto ha avuto la sua vita, insomma, e questi uomini dei Balcani è un po' la mia ricerca che ho fatto, un mio studio della nostra storia, della mia storia attraverso la figura umana.
È molto, molto interessante quello che ha detto, e poi ci sono insomma dei messaggi anche molto, molto forti, Ma no? Rispetto alla dignità, forse, non so, se tu volevi aggiungere qualcosa sì, lì, ma la Liliana. particolarità dell'opera di Artan in generale, non parlo solo di pittura, fotografia, è proprio quello, perché lui comunque tira verso di sé la cultura del proprio paese, però fa in modo di far vedere all'altro intrecciando queste culture. Quindi è come se fosse un ponte, la sua opera, io la chiamerei un ponte tra l'Occidente non sto L'altra tirando, sponda dell'Adriatico tra l'altro e sponde dell'Adriatico. Quindi lui non fa divisioni Albania, Turchia, Italia, cioè per l'artista, ed è, penso che sia proprio, dovrebbe essere così per tutti, non solo per l'artista, non c'è una divisione di confini. Cioè il rosso che vede lui, per esempio, in un paesaggio salentino, il rosso, il celeste, il verde, che sono colori molto noti nei suoi paesaggi fatti nel Salento, e l'olmo balcanicus che li mette celesce, la chiamiamo noi in albanese, in italiano è difficile trovare, una è una cosa traduzione. particolare dell'olmo balcanicus Si chiama il fez in italiano? In italiano si chiama il Fez, fez. e quindi con questi vestiti tipici, particolari, popolari albanesi, con rosso, lui riesce a mantenere viva la propria cultura intrecciando con la cultura del paese dove sta vivendo, dove gira in tutto il mondo, perché Artan è una persona che non la trovi mai nello stesso posto. Attualmente ha creato proprio una ponte virtuale perché ha la sua casa studio che è diventata galleria d'arte a Valona, The Promenade Gallery, dove vengono praticamente esposti varie opere, non Promenade, soltanto. quindi passeggiata? Sì, così l'ha chiamato, sta proprio Ok. lì al centro di Valona, vicino al mare, e poi dove sono esposti non soltanto opere degli artisti albanesi. Perché lui ha anche questa grande passione di creare degli archivi con opere artistiche di altri artisti, che siano albanesi, italiani, americani, chiunque sia. Interessante. Sì, e quindi la sua, io la chiamo studio casa, anche se è una galleria, magari Artan non sarà d'accordo, è una vera e propria galleria, dove lui ospita molti Altri artisti. E artisti stranieri, quindi sulla magari base, Artan, scusami, sulla base, con quale criterio selezioni questi altri artisti? C'è un filo rouge che segui? Ma certo, ogni galleria d'arte ha una sua tipologia. Io ho cercato di fare un investimento culturale utile di portare dell'ossigeno In Albania. culturale per arti contemporanee in Interessante. Albania, e quindi ho inaugurato, ho fondato, diciamo, un centro per l'arte contemporanea che si chiama Promenade Gallery, Promenade perché è sulla via del Lungomare, sul mare lungomare, e sì. quindi sul lungomare, come a Nizza la Promenade des Anglais, lì è la Promenade Gallery. Bello. Beh, in questa galleria, che è stata classificata una delle quattro gallerie migliori dell'est Europa, io ho cercato di fare una selezione sugli artisti contemporanei internazionali, partendo da artisti dell'America Latina, dal Cuba, Colombia, dal Messico, dall'Argentina, poi dall'Italia, dal Berlino, quindi di creare un sistema dell'arte. Il problema non è far nascere una galleria, far nascere un qualcosa, con un certo egoismo. La difficoltà è che crei un qualcosa, cioè nell'arte o nelle altre discipline, non necessariamente nell'arte, che sia parte del sistema globale. Perché ci sono due modi di guardare, secondo me, il mondo, arte, i paesi o gli artisti o le culture. C'è il modo di guardare dalla propria ombra, quindi tra virgolette con un po' di provincialismo, o Propria ombra. c'è l'altro modo di guardare con un respiro globale.
E quindi a Valona io ho cercato di fare questa seconda cosa, di creare un punto che abbia un ossigeno globale, quindi che ci sia un punto non per gli artisti albanesi o italiani o francesi, che ci sia un punto per gli artisti. Complimenti, è un progetto davvero molto 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 interessante, anche meritorio da un punto di vista proprio della, no, dell'impatto che ha poi nel paese, in Albania. Quindi scopro insomma da queste parole che non soltanto sei un artista, ma sei anche un operatore culturale poi, quindi. Sì, lui opera molto proprio anche a livello sociale. Io di recente non ricordo il nome della mostra, Artan, ma l'hai fatto nella tua galleria, dove ho visto l'immagine di una bambola. La bambola sì, nuda, senza sì. Neanche le ali, che era troppo era troppo forte come perché non è una pittura. Una scultura? Un'installazione. Sì, che comunque trasmette proprio la piaga sociale oggi, quella del trattamento dei bambini, del maltrattamento dei bambini. Però è riuscito con... dell'abbandono. Non ho sentito cosa hai detto? Il maltrattamento e poi e l'abbandono dei bambini. Quindi questa è una piaga di oggi. E io per questo ho voluto, insomma, è stata anche la tua richiesta di iniziare con Artan. Sì. Perché cioè in tutte le sue opere trovi comunque i nostri problemi sociali, perché il maltrattamento, l'abbandono di un bambino è un problema sociale per tutti. Certo. No, sicuramente sì. Io aggiungerei anche questo, che questo rapporto tra Oriente e Occidente, non so, mi sentite? Sì. Scusate. Okay. Si chiamava Via Ignazia o Via Ignatia, che in Puglia, a Brindisi, mi pare che c'è anche il museo Ignazia. C'è un sito archeologico chiamato. Ma è la via che storicamente ha legato l'Albania con l'Italia. Parliamo nel periodo dell'impero romano. Sì, sì. Ha collegato le due Rome, le due chiese, collegava Roma e Costantinopoli, quindi Istanbul, e quindi in questa via che passava anche attraverso l'Albania e poi anche altri paesi. Io ho fatto una ricerca, ho dedicato una mostra personale al museo di Torino, il museo Carlo Biscaretti da Rufia. Invece per quanto riguarda un po' il mio ruolo, che io non lo sto guardando nel sociale, però attraverso l'arte si possono fare tante cose, un'infinità di cose, e questo se uno ha la passione e l'amore. Ultimamente io sto promuovendo artisti italiani nell'area balcanica. Perché se noi parliamo di un ponte, il ponte non è fatto solo a senso unico, se no qua c'è solo poi un pseudobonismo. Quindi se noi guardiamo solo gli artisti di un'altra sponda che hanno bisogno, gli altri, io dico che tutti abbiamo bisogno per noi stessi e per una collaborazione. E adesso da 3-4 anni io sto portando molti artisti, anche italiani, in Albania. Poi per i muri dopo Berlino, 20 anni dopo la caduta del muro di Berlino, ho portato 89 autori in Albania per una mostra, per capire cosa è successo nella nostra o nelle nostre società dopo la caduta del muro, perché il muro è la parte mentale della persona, quindi si sono creati altri muri o no? Quindi molte domande attraverso questa mostra, è piaciuta molto. E poi io curo anche, diciamo un po', più che curo, collaboro con l'ambasciata della Repubblica Italiana, e ho fatto la prima mostra nella sede diplomatica italiana a Tirana, nell'ex museo Lenin Stalin,
e lì espongono più di 30 artisti, quindi sono il curatore diretto di questo spazio bellissimo, storico e diplomatico, che questa è la sede italiana. E poi ho anche curato la Biennale di Praga, che ho portato il Kosovo e l'Albania. Per prima volta unisco due paesi in una Biennale, che è questa Biennale Internazionale di Praga, come quella che diceva Liliana poco fa per la Biennale di Venezia dell'architettura, che è una Biennale importante perché è internazionale, è molto, molto di prestigio per tutti i paesi del mondo. E lì c'è il padiglione Albania nel Palazzo Giorgi, che è il palazzo dell'UNESCO, la sede dell'UNESCO per Venezia, per il Veneto. E questa scultura in resina, Homo Balkanicus, è anche esposto fisicamente lì, come ci sono anche altre cose. Insomma, Artano, ascolta, noi stiamo continuando anche a vedere, scorrere ogni tanto le tue opere che ci hai segnalato. Volevo chiederti, visto che abbiamo così accennato anche al fatto che non fai soltanto pittura, insomma, io ho visto, ci hai proposto nella tua selezione anche delle opere in cui c'è la fotografia, anche se è una fotografia molto manipolata su cui sei intervenuto, poi ho visto anche delle altre tue opere che sono fatte su una sorta di elenco telefonico o qualcosa del genere, non lo so, immagino che sia. Ci vuoi parlare di queste tue opere un po' diverse rispetto ai quadri, diciamo, poi che sono anche... Beh, l'artista si esprime con vari medium. I medium sono le applicazioni tecniche. Quindi noi da bambino o da bambini, quando uno ha 2 anni, 3 anni in asilo, come guardiamo tutti i bimbi piccoli, si esprimono con l'argilla, con dei colori a base d'acqua, quindi è una forma di esprimere la propria emozione, le proprie idee, il proprio sentire. Poi quando l'artista è professionista o vive con la pittura, con il videomaker o con un'applicazione, cioè con un medium o con tutti i medium, completa il suo linguaggio. In una mostra io, per esempio, espongo i disegni, posso esporre le fotografie, un video art o più di uno, dei dipinti fatti in acrilico, in carboncino, in pastello, a olio. Quindi non ha importanza, secondo me, il come uno si esprime con le arti visive. È importante quello che vuole, il messaggio che vuole dare, questo è l'importante, come arriva al spettatore il messaggio dell'artista, e l'artista nella sua dimensione totale si esprime anche con le parole, con la scrittura, con una collage, si esprime anche con un gesto, si esprime con una performance. Se no, altrimenti sarebbe una routine anche nella propria tecnica. È come se uno fa la stessa pizza, solo la pizza margherita, e mangia solo la pizza margherita o la focaccia. Quindi è una gamma molto, molto larga, quasi infinita, di esprimersi, insomma, che una è collegata all'altra perché hanno una certa sensibilità, un proprio linguaggio. Ogni artista ha le sue velature, quindi ogni persona ha i propri gusti, no? E non esiste solo un gusto. E, cioè, ho cercato di semplificare il perché ci sono anche altre forme di esprimere, e parlo delle forme che conosciamo noi oggi, perché 4.000 anni fa erano altre cose, era la pittura rupestre nelle caverne, fra 2.000 anni chissà cosa sarà. E quindi il messaggio che l'artista comunica attraverso i vari medium. Artan, mi chiedevo una curiosità: c'è un soggetto privilegiato a cui tu guardi quando fai le tue opere o no? No, non esiste un soggetto. Cioè, in vari momenti di un artista, di un pittore, ci sono dei soggetti diversi, dei periodi diversi, dei stati d'animo diversi, insomma.
delle volte può essere il paesaggio del Mediterraneo, poi si esaurisce, tra parentesi si esaurisce, insomma, questa fase, si inizia una ricerca sulla figura umana, poi magari si lavora su un tema sul sociale, cioè i soggetti nascono e muoiono con il proprio tempo, quindi perché la vita cambia, l'informazione di ogni giorno cambia, il contatto che abbiamo noi con la vita, con il nostro vissuto cambia e quindi anche il modo di esprimersi cambia. In molti soggetti c'è questa figura dell'uomo balcanicus, perché io ho cercato di dare un corpo alla figura che arriva dall'Albania, perché oggi noi ci assomigliamo molto, quindi bastano un paio di jeans, una maglietta e siamo un po' tutti uguali, no? Uguali intendo a New York, in India, in Giappone, in Brasile. Non è uguale la tarantella salentina uguale a una musica degli anni 90, perché ha la sua vibrazione della propria cultura. Quindi ho fatto questo contrasto, questa, come si dice, insomma, questo confronto per rendersi un po' conto, no? O quella friseda non è uguale a un pane della fabbrica che le baguette, no? Cioè, quindi ogni cosa ha il proprio sapore. E io ho cercato di fare nella versione contemporanea c'è il mio piatto, quindi la mia terra, gli uomini albanesi, questa cultura, l'ho presentato con le mie pennellate, con il mio gesto, con il mio linguaggio. Certo. Lili, non so, tu hai qualche altra cosa da chiedere? No, io la cosa che mi stupisce, no? Nonostante che Artan ha vissuto poco in Salento, qualche anno se non sbaglio, in tutti gli esempi che fa ricorda comunque, e sono rimasti dentro di lui, la pizza, la focaccia, che sono caratteristiche del Salento. Questo significa che ce l'ha nel cuore, insomma, il Salento. Certo. Allora, ma io direi che prima... Sì. Pronto? Ma il mio rapporto nel cuore non è semplice un rapporto gastronomico. No, ovviamente. Io in Salento ho trovato la mia seconda famiglia, la famiglia Bucci di Corigliano d'Otranto, che il signore adesso ha 103 anni, 104 anni, che vive a Lecce. Io ho trovato la nobiltà italiana, ho trovato la cultura, cioè, appena sono arrivato a Otranto, ho trovato un'architettura stupenda, cioè, ho trovato talmente cose che non basta una trasmissione per raccontare, insomma, per quanto io ho potuto conoscere. Però è la luce della natura con la luce interiore delle persone, quello che mi ha colpito. Poi ovviamente anche da parte gastronomica, ovviamente, però non è proprio quello. La musica di Salento, gli anziani, a me piacciono molto gli anziani salentini. Vado nella campagna dove sono i trulli e ho fatto centinaia di ritratti, no? E mi piacciono studiare le mani di questi anziani, no? Perché con queste mani che lavorano hanno un rapporto con la terra molto forte, molto, molto bello e molto diretto. Cioè, non è gente che il lusso li ha carezzati, è gente che il lusso l'hanno creato attraverso il lavoro. E noi, o io personalmente, ho conosciuto il mondo, il primo impatto è stato il Salento, e quindi non si può cancellare, perché se si cancella quello, si cancella la propria esistenza, la propria cultura e le proprie esperienze. Poi una persona può tornare nel punto di partenza, può andare ovunque, questo è anche normale. Io poi sono andato in Liguria, sono stato in Francia, sono stato in Piemonte, e poi quando posso rientro sempre in Puglia o in Sicilia o nelle coste della Calabria, quindi è il Mediterraneo che noi abbiamo dentro che ci manca in fondo, no? Artan, ti ringrazio moltissimo perché insomma queste parole sono veramente belle, insomma, queste parole d'amore che hai avuto per la mia terra, per la nostra terra, insomma
Sono molto belle. Io credo che sia venuto fuori, insomma, anche un bello spaccato di quest'artista. Io ringrazio Liliana Ciafa Grazie a te. per averci consentito di conoscere Artan Shabani, che credo sia, penso sia venuto fuori, che sia un artista assolutamente interessante, ma anche una persona umanamente di spessore, umanamente bella, insomma. Quindi grazie Artan per essere stato con noi, per aver chiacchierato con noi questo pomeriggio insieme. Spero di poter avere altre occasioni per incontrarci, magari di persona, non via Skype, insomma. Quando viene in Sicuramente Salento. ne avrei piacere, insomma. Quindi la prossima volta che sei qui nel Salento, Grazie anche da parte mia. grazie, grazie, grazie per essere stato qui con noi. Grazie Liliana, e alla prossima Grazie puntata a con un te. altro ospite albanese.